questa poesia sarebbe andata a finire diversamente. Poi è cambiata. Essere umani significa, forse, ricominciare. Ora salta tutto pie pari e vola all'ultima strofa. Ma sei di nuovo tornato qua. E ricominciare non è forse far bene, articolare correttamente? Il primo gioco è l'identità e te ne accorgi che tutto già esiste e tutto trascolora e vola e assume gravità. Poi dici, quella volta era per finta, oppure giochiamo che io ero. Ma che senso ha nella ricognizione dei giorni, la ricognizione dei giorni? Una volta lascia uno spazio, dici lo fece per gioco e una volta per finta. Fido, non vale, dai! E come un granello di sabbia fine, alla fine, nell'ingranaggio ben oliato, nel capriccioso grano del progresso del tempo regolare e accelerato, inceppato è il metodo. Mica le cose. Il gioco, la finta, l'errore, come la grazia del casaccio, impediscono calcoli, ma rivelano gemme. Ci resta l'amaro presagio d'Urano, di scontare dunque la lista nera dei titoli di coda. Siamo stati tutti gettati qua, sì. A metà almeno del secondo tempo. E ci vuole sempre la vita di un uomo per rimettere a posto le cose tra l'essere e il tempo. E ricominciare non è forse far bene, articolare correttamente. Ripetere la domanda. Nessuna informazione lascia indifferenti, lo abbiamo ormai capito tra un gioco e l'altro. L'indifferenza è il cancro dell'esistenza, per cui non c'è scampo, amici. Siete tutti lì, stretti sulla barca, a guardare con innocente ipocrisia di amici del profeta il mondo conteso fra le voci dei padri e i giovani tendini che ridono nei polsi onesti dei figli. La corruzione siete voi, sovrani elettori, l'alternativa a essere migliori è una, essere peggiori. Il tema dell'informazione non è moralmente trascurabile. All'aumentare delle informazioni sul piano civile, vedi le notizie, i notiziari, su quello istituzionale vedi il controllo, è forse aumentata la qualità umana delle persone. Che quando ero piccola c'era questo tipo di vita nel paesino dove andavo.
e me la ricordo con grande nostalgia. Poi mi ricordo che se i visti passavano da un lato. Tu l'hai vissuta quella vita lì? In Calabria e anche in campagna, me la ricordo bene. La vita proprio quella semplice. È tutto fatta di bambini che corrono e giocano, di adulti che si parlano, le si porte, scambiano. Le porte di giorno le donne aprivano le case, mettevano la chiave di fuori e basta. E la casa era aperta, sì, sì, i bambini andavano da una parte all'altra, sì. Non c'era il pericolo. Anche da noi la porta era sempre aperta, chiunque arrivava entrava. Chiunque arrivava entrava e diceva ciao, ci siete. Allora tu arrivai, che cosa vuoi? Diverse. Diciamo che prima poi non avevano bisogno la prima di tanto soldi come non c'era niente da pagare. Sì. C'era appena appena la luce, ma proprio poco, non è che c'era altro. Invece adesso ha bisogno. Ci sono indicatori che aiutano a leggere questa domanda. Da piccino ha presi versi, mandati a memoria, provando in tinello, caldo e luminoso, fra donne che praticavano conserve. La nebbia gli irticolli, piovigginando sale. Ora conosco una generazione che non ha mai sbattuto il muso sulla ballata delle madri. E non ho ancora preparato la poesia per la memoria dei nipotini che verranno. Quindi, ancora per stavolta, auguro a tutti buon anno. E mando Lio a farsi una passeggiata per le stanze, i giardini ed i segreti dell'anima. Così mi sono immaginato il pensiero e il mondo ha preso a respirare.